chiamarlo in piedi, ma sono abituato così. Un saluto affettuoso e un grazie ad Antonietta ed anche ai compagni che sono qua stasera. Voce. A quelli che volutamente non hanno inteso partecipare a questo nostro incontro. E a Maggi, diamo il benvenuto in una delle più belle cittadine d'Italia, non solo per le bellezze paesaggistiche che per il clima quasi unico, qua non c'è mai freddo, non c'è mai umidità, ma soprattutto perché Pizzo ha dato i Natali ad uno dei più grandi uomini politici d'Europa, si chiamava Mussolino Benedetto. Poi sono venuti gli altri. Scusa compagno, puoi parlare un po' più forte? Voce, non io purtroppo sono un accanito fumatore. Ah. E quindi sono di mio fatto così, raubo. Ho la possibilità in 5 minuti di sparare un po' di cazzate sulla scorta di quelle che ho fatto quando è venuto quell'immenso, grandioso giornalista, unico nel suo genere, a Catanzaro per presentare un libro di 20 anni fa, Marco Pannella, regolare. E Marco Pannella non è definibile. Io ho consegnato una quarantina di giornali, di riviste a Giuseppe Candido, che Marco Pannella citava spesso, perché Giuseppe Candido per alcuni versi è bravo, poi riesce ad annullare in 30 secondi quello che fa magari in un anno, ma questo è un altro discorso. Succede pure ad Anton Livio, di cui ho condiviso quasi tutto, compagno storico, ma qua ci sono diversi compagni storici, c'è Anton Livio, c'è Stefano Coraggio, c'è Toto Petracca, c'è Giosi, insomma altri sono i giovani. Io ho avuto una volta sola una tessera radicale, sono socialista, perché me l'ha regalata Salvatore, non so perché. Ma perché non l'ho presa la tessera radicale? Proprio perché, essendo una persona estremamente tirchia, estremamente avara, estremamente, si direbbe, parsimoniosa, quelli che parlano bene, quell'obolo lì, insomma, onestamente, avendo, come dire, come quasi tutti teniamo famiglia, però poi non ho mai smesso, come dire, condividere praticamente tutto, tutte le battaglie, soprattutto culturali, della pattuglia radicale. Pannella aveva il terrore di fare un partito liberale di massa, perché Pannella, essendo, come dire, una sorta di profeta laico, ha capito 40 anni prima, 50 anni prima degli altri, che la corruzione può essere nel DNA di ciascuno di noi. Partito radicale, i radicali italiani, Marco Pannella, non c'è mai stato un inquisitore, non un indagato, un inquisitore. E questo la dice lunga sul fatto che io mi ricordo, ero giovane come Anton Livio, io non so quei capelli come fai ad averli tutti quanti, però che li invidio. No, no, al di là di quello, cioè Cosentino, quindi Giacomo Mancini, Luigi Gullo, il Partito Radicale è importante, come dire, tradizione calabrese. Adesso ci siamo noi, dico che siamo inattuali e inconsistenti, io parlo per me, però
mentre i radicali scazzottano e cercano di dividere l'area, noi facciamo di peggio, che siamo, come dire, propensi all'io, che è una forma di egocentrismo, di individualismo in noi, che probabilmente deriva dal fatto che ci sono state una trentina di dominazioni, no? In Calabria, e quindi il noi c'è un po', come dire, ostico, c'è un po' difficile. Oggi è venuto il momento di esserci e di utilizzare il noi e di praticare il noi, perché c'è un vuoto culturale, politico, sociale, economico, dove predomina la finanza, in Italia, non solo in Italia, dove i radicali e le battaglie radicali, non tutti, perché noi non dobbiamo dire come fa Bernardini, cioè guardate, io ho fatto le battute, me l'ho detto là a Catanzaro, poi non l'hanno potuto capire, che magari non ho detto nulla, voi non avete nessun diritto a appropriarvi di una cosa che non va a partire, cioè non è cosa vostra. Il patrimonio radicale, il patrimonio di Marco Pannella e quindi di tutti quelli che a torto o a ragione hanno condiviso o non condiviso, rappresenta un patrimonio mondiale, un patrimonio europeo. Noi siamo stati a Bruxelles con lui perché ci ha regalato all'epoca una 3 giorni, mentre gli altri rubano pure sullo scontino. Lui forse ci avrà messo pure del suo per ospitarci là 6-7 persone, là. Quindi ho avuto la fortuna di conoscere questo demiurgo, diciamo, della, perché se no non si può spiegare diversamente, insomma. E quindi Marco Pannella è morto, per alcuni purtroppo, per molti, per altri per fortuna, come stanno facendo di tutto per dimostrarlo, perché qua si tratta o del patrimonio in senso economico, perché il patrimonio politico ideale, come dicevo prima, è una cosa che appartiene a chiunque, anche a persone che non sono mai state radicali. Perché Pannella, quando ha vinto assieme al socialista Fortuna la battaglia sul divorzio, mi sembra che era il 74, e alle successive elezioni mi sembra che abbia preso il 3 o il 4%. Lui ha azzerato tutto e ha spostato, perché ognuno pensava adesso, no? E se n'è andato a fare, credo, un movimento transnazionale, transpartito. Io non voglio spiegare niente a nessuno, ma il fatto di essere transnazionale, transpartito, è una cosa che riguarda centinaia di paesi europei e mondiali. E per fare questo, congresso eccetera, ci vogliono delle somme ingenti di denaro. Se non ci sono quelli, non si può fare. Era un suo vecchio pallino, un suo sogno, che probabilmente si è infranto, perché nella Italia dei Salvini, dei Grillini, dei Muri, dell'Ungheria e di altri, eccetera, c'è tutta una tendenza, come dire, diametralmente opposta a quello che era il progetto di Marco. E noi siamo dei nani sulle spalle di questo gigante, perché se non abbiamo la consapevolezza non si può dire che è vietato dal punto di vista etico, oltre che politico, dire come Marco avrebbe detto. Non si fa questo, perché quando Marco c'era lo diceva, Marco non c'è più e noi ci dobbiamo attrezzare per vivere una stagione politica, mi auguro tante stagioni politiche, senza di Marco. Il patrimonio è là, ognuno si occupa di una cosa, gli spazi sono innumerevoli, lui lo sapeva, e per tenerci buoni ha dato un po' di spazi politici, culturali, a tutti. E quindi questa sorta di diatriba che non si capisce, mi auguro che finisca prima o poi, perché due sono le cose: o ci sono delle visioni politiche che sono rispettabili, attenzione,
se io divergo politicamente dal mio compagno e amico Salvatore Colace, nulla questio, è nobile, ma se c'è dell'altro, rancori, personalismi, piccioli, è una cosa che, come dire, fa rivoltare Marco dalla tomba. E quindi sta cosa prima o poi deve uscire fuori, perché non si può continuare, come dire, abbastanza a lungo su questa storia. C'è un progetto già sperimentato, questa è la mia modesta, Riccardo Mignone, sono nessuno, io ed è quel progetto, io lo chiamo Milano. Il progetto Milano vuol dire che ci sono i radicali, ci sono i socialisti, ci sono i democratici, ci sono i laici, ci sono non so quelli che ci sono. Se noi riusciamo ad esportare quel progetto in Italia, in Calabria, dappertutto, noi penso che abbiamo, possiamo avere un futuro importante dal punto di vista delle presenze, perché è necessario e fondamentale avere le presenze radicali nelle istituzioni, perché noi possiamo fare tutte i referendum che vogliamo, possiamo fare tutte le battaglie che vogliamo, ma se non siamo lì, se non siamo nei comuni per vedere come ci rubano non solo il futuro, come ci rubano, come dire, i soldi, perché poi di questo si tratta, perché rubano, sono tutti indagati, sono tutti, c'è la vicenda di Grillo Genova, è molto emblematica, Pizzarotti non è l'ultimo stupido che arriva, era uno dei pochi che sapeva leggere tra le carte e le pieghe di un bilancio, e questo ha dato fastidio, c'è tutta questa, come dire, messa in scena, perché ricordiamoci, Di Grillo è un comico e le persone andavano a vederlo perché non pagavano 50, 60, 70 euro quando andavano nei vari locali, lo avevano gratis, eccetera. E quindi con la politica del vaffa, perché poi io non ho visto, cioè se noi vediamo un vicepresidente della Camera che si esprime in quei termini, no, parlando di una delle massime, come dire, cariche dal punto di vista istituzionale, e noi i radicali in particolare hanno avuto sempre il rispetto delle istituzioni prima, quindi delle leggi, e quindi questo è molto importante. Quindi se noi riusciamo con i nostri mezzi abbastanza modesti a far capire alle persone che c'è uno spazio dove potersi fidare, intanto il requisito dell'onestà, perché noi possiamo pure, voglio dire, momenti in cui andiamo lì e poi uno dice, perché il discorso dice, ma io sono radicale, quella persona che viene indagata al mio comune, io mi presento con le liste gloriose, questa cosa straordinaria per me, che sono racchiuse, è una pannella di radicali, questo sta piacendo molto, perché poi si è fatto dove devo, a me piaceva come libertario. E sulle cose che hai detto tu, per tornare, per essere, come dire, in tema, perché poi quando uno viene in Calabria spesso magari pregiudizio, la cosa, l'altro, eccetera, e quindi anticipare quelle cose qua e poi divulgarle per poter raccogliere un numero di film importanti sono storie, come dire, anche se io avrei preferito personalmente avere la possibilità di dare un contributo prima che fossero, come dire, no, non io, persone magari sul welfare state, dettato diceva sempre possibile, il signor Beveridge. Welfare state, dobbiamo stare un po' attenti, perché l'80% dei bilanci regionali sono sulla sanità e lì c'è, come dire, la ciccia, e noi ci troviamo a pagare tasse, tributi e quant'altro in Calabria tra le più alte d'Italia, e siamo quelli che sono in maniera percentuale, come dire, come numero, che andiamo a curarci fuori. E quindi, voglio dire, delle due l'una,
o mi dai un servizio decente e quindi ti pago, oppure tu non puoi gravare sulle casse e quindi noi andiamo ad arricchire le regioni, come dire, di quel rivoluzionario che doveva essere, come dire, un rivoluzionario socialista, quell'Enrichetto Rossi, che ha scritto un libro, dice lui, ma poi è stato messo a tacere perché c'è un'altra cosa che non dobbiamo, perché Pannella, sono stato assieme a Salvatore D'Alto una mattina, eccetera, alla riunione dei mille, non so come sono andato a parte, nel 1800, era quella. 2008, quella, quando lui diceva 100% radicale, 100% socialista, 100% è vero. Poi lui, cioè il Partito Socialista non è Bettino Craxi che ha degenerato, diciamo, ha snaturato, non è Pillitteri. Il socialista è una credenzione da Anna Cunzio a Filippo Torati in poi, insomma, che non è, lui è socialista, ma è, oltre ad essere un libertario, insomma, poi è Pannella. Si può, come dire, incasellare in una vicenda, eccetera. Sta cosa di Forza Europa, per dire la verità, io sono d'accordo col secondo termine, Europa. Sta cosa di Forza mi ricordo un po' simile, però voglio dire, non lo so, dovevamo dare un nome, lo potevamo chiamare Filippo. E quindi non occorre avere, no, la super Europa, occorre avere gli Stati Uniti d'Europa, ci sono già i progetti, sono già i programmi, insomma. Sono 28 stati, per il caso. Forse abbiamo sbagliato a metterli tutti quanti, forse era in un caso magari di rafforzare quel concetto di democrazia di quelli che c'erano prima, quindi ti ripeto, sono cose che io ho segnato un po' così, cioè non è che ho la presunzione di gli emigrati. Immigrati qua non so quanto ce ne sono in Italia, tu hai i numeri, non so. So che in Germania ci sono stati 500.000 croati, solo loro, e sono stati governati bene. Perché c'è tutto sto casino? Ninniti, io non vorrei rievocare perché ho detto, ricordi con tutto, ma quanti anni hai? 40, più ti ricordi perché ho il ministro. Piccolo, siamo là, mettiamo in un lager, piccolo, quindi manca la governance, c'è poco da fare. Bisogna necessariamente come il pane superare la possibilità, c'è la schifezza, insomma, no. E quindi questa esplosione demografica deve essere, come dire, deve essere governata. È necessaria, come dire, questa forma di Stati Uniti d'Europa, perché non è possibile, ma vado a spiegare a mia nonna che Salvini dice delle cazzate, non parlare poi di Meloni e di altri. Ci bisogna uscire dall'euro, sarebbe una catastrofe, ma pure un cazzone come me sul piano economico finanziario, solo che abbiamo dei mezzi di regime a livello di media e quindi il ragionamento non passa. Bisognerebbe fare anche lì una proposta, non so se la può dare o meno, di dare degli spazi a tutti, ma persino ai movimenti. C'è un TG regionale che in Calabria, come dire, è quello che è, si occupa più di quello che fa il prete, no? Della piccola diocesi, del paese, piuttosto che quelli che sono i temi, no? Veri, reali. E noi dobbiamo essere popolari, non come quello che ha fatto questa cosa ieri, perché diceva Pannella, e chiudo, che se 99, se non si è popolari, si è anti. Quindi questo fatto di essere vicini alla gente evidentemente ci deve, come dire, se dobbiamo fare la politica, fuori ci sono mille persone, guarda che passeggi, dico uno verrà per curiosità, no,
perché se è vero che c'è la peste italiana, gli altri ci considerano pure noi attestati.